Siamo qui in Aula Leonardo, è l'atelier creativo dell'Istituto Comprensivo 5 di Modena. Io sono Anna Rita Aprile, la docente di tecnologia della scuola. È un'aula di per sé bella e come tale tende proprio alla creatività, suscita emozioni ed interesse, allena la mente al ragionamento, al pensiero logico e lavoriamo proprio sulla capacità di mettere in sequenza le istruzioni e di riuscire a realizzare, a scrivere un codice. Insistiamo tanto sul concetto di errore e quindi sulla capacità poi di ricercarlo, di raggiungere, di trovare una soluzione tra le tante possibili. E lavoriamo con i progetti che adesso vi faranno vedere un po' le studentesse su quelle che sono le competenze digitali dei futuri cittadini. Ciao, sono Vittoria e quest'anno sono in terza media. E nei 2 anni in cui abbiamo lavorato qui, in quest'aula, abbiamo avuto la grande opportunità di apprendere e di conoscere l'ambiente digitale dal quale eravamo circondati. Dopo questo, dopo aver acquisito le capacità e le conoscenze necessarie, abbiamo anche avuto la possibilità di creare qualcosa che venisse direttamente da noi. E dopo questo abbiamo avuto inoltre la possibilità di partecipare ad eventi di divulgazione digitale dove abbiamo parlato del nostro percorso in questo spazio. Ciao, sono Sara. E dentro quest'aula abbiamo realizzato il progetto I tesori del nostro quartiere, che serve proprio per valorizzare il quartiere. Infatti abbiamo realizzato con la stampante 3D 3 pedine, la ghirlandina, il simbolo del Make It, la palestra digitale di Modena e la torre nel Parco della Resistenza. Abbiamo programmato Arduino in modo tale che se prendiamo una pedina la passiamo sopra la scheda RFID e sullo schermo LCD possiamo vedere il nome della pedina. Così anche chi non conosce il quartiere può capire cosa abbiamo rappresentato. Vi aspettiamo allo Smart Life Festival!